Io ho parlato, in questi casi bisogna lavorare di avuti a tante persone, chiaro che è da disegnata, quindi anche avuto questa prima idea, come ricordare il sindaco De Matisse e i lavoratori che sono stati qui e hanno realizzato tutto questo. Dovevo fare fra poco gli auguri, questo è perché è un servizio a tutti i cittadini della nostra regione, di Napoli, della città, che potranno fruire della metropolitana con tutte le sue stazioni. Allora, che cosa mi viene in mente? A me mi viene in mente che c'è stato qualcuno che ha avuto tanti anni fa un grande disegno riformista che ha pensato alla metropolitana negli anni 70. Io ricordo sempre con affetto l'assessore che allora ci disse la faccia, che si chiamava Luigi Cuccico, che era un socialista, un riformista, che allora pensò a quest'opera. Allora ci fu un grande disegno di Napoli, centro direzionale, nacque in quegli anni, la metropolitana, la tangenziale. Cioè, quando si pensa in grande, si fanno cose importanti per i cittadini. Questo disegno riformista, io mi auguro si possa realizzare attraverso una stagione di cambiamento, qualcuno il riformismo lo legge con problemi di dire, cioè chi lo declina delle forme migliori, intanto di responsabilità amministrativa. E allora, per dare, diciamo, uno sguardo sui numeri, per dire che cosa si dovrà fare nel prossimo futuro, abbiamo visto con il sindaco qualche giorno fa, abbiamo l'idea di costruire e di realizzare insieme un'azione concreta per dare un seguito a queste opere anche nel senso metropolitano, come presente la provincia, per dire che cosa? Che la metropolitana si deve innestare in tutto il sistema metropolitano regionale. Noi abbiamo un sistema sul ferro a terra secondo solo alla Lombardia e il debito percentuale più alto della Lombardia. Il trasporto sul ferro per noi è una grande risorsa. E che cosa però è l'elemento, non dico di poca speranza, che noi dobbiamo lavorare di più. Se io guardo i dati passati, vediamo che lo Stato contribuiva a queste opere di circa il 70%. Il Comune di Napoli, la Regione e gli enti locali ci mettevano più o meno il 30% insieme all'Europa. Ora, nei prossimi anni, che cosa prevediamo? Che lo Stato abbasserà la sua quota di partecipazione finanziaria sotto il 40%. Io lo dico a tutti quelli che ogni volta ci fanno le domande per dire ma perché? Perché il resto dobbiamo farlo noi, le difficoltà che ha il Comune di Napoli per i mutui, per l'indebitamento, però poi faremo tutta la nostra parte per alzare il livello, per rendere prioritaria quest'opera, l'opera completamente della metropolitana, del sistema sul ferro, però significa per noi che Dio ha una maggiore responsabilità, però che sappiamo che questa sfida dobbiamo accettarla, ognuno di noi stiamo tutti dallo stesso lato, siamo a fare insieme una grande battaglia per la realizzazione di queste opere, opere che meritano chiaramente di essere completate. Noi siamo a metà del percorso, per la linea 1, un po' di più, 15 km, più il 14 di stazione, dobbiamo completare tutte le altre per arrivare a 25, una grande opera che avrà nel suo complesso un sistema metropolitano sul ferro, che premierà non solo Napoli, la grande città di Napoli, ma tutta la regione, i primi cittadini della nostra regione. Auguri a tutti.